Onomatopee giapponesi, parte 1. Ciao, mi chiamo Sayaka e sono italo-giapponese. Waku waku suru. Waku waku, che forse avete sentito con Anya di Spy Family, indica un senso di emozione, anticipazione e gioia. Ad esempio, sta per iniziare la nuova stagione di un anime che avete tanto atteso e dite waku waku suru, mi sento emozionata. Mune ga doki doki suru. Doki doki è simile a tum tum e indica uno stato di nervosismo ed emozione messi insieme. La frase di prima letteralmente significa il petto mi fa doki doki, ossia ho il batticuore, e potrei immaginarla ad esempio prima di fare una confessione d'amore. Ego pera pera significa come sei bravo a parlare in inglese. In riferimento a una lingua straniera, pera pera indica l'essere fluente nel parlarla. In altri casi però può riferirsi, con accezione negativa, a qualcuno che non sa mantenere un segreto e si lascia sfuggire tutto. Ano kappuru, rabu rabu da ne? Significa come rabu rabu, quella coppia. Rabu rabu viene dalla pronuncia storpiata di love love e indica il comportamento dolce e smiloso tipico da coppia. Mo ira ira suru. Ira ira, per una strana coincidenza con la lingua italiana, indica irritazione, rabbia, frustrazione o impazienza. Ad esempio potete usarlo se avete perso il treno perché l'altro è stato lento a prepararsi. Quale vi è piaciuta di più? Scrivetelo nei commenti. Ciao!